Rem Koolhaas, che coordina l'intera mostra, ha dato come suggerimento ai padiglioni nazionali, che in realtà hanno una certa autonomia perché poi invece dipendono dai singoli ministeri, istituti della cultura, io dipendo dal MIBAC, il suggerimento è trattare un tema, Absorbing Modernity 1914-2014, come diciamo la modernità intesa come fatto globale interagisce con le culture nazionali, vero o presunte. Per dare un'articolazione sull'Italia di questo tema, la parola Innesti vorrebbe esprimere in maniera sintetica la chiave di lettura. L'idea è quella che se il moderno, il primo moderno, cercava la soluzione generale, l'uomo tipo, la casa tipo, la scuola tipo, e in questa ambizione generalizzante spesso tendeva a sottovalutare delle condizioni locali, l'Italia, che ha un territorio così stratificato, ha costretto la cultura moderna a fare i conti da subito con questa particolarità. Per cui non sto parlando della resistenza al moderno dell'Italia che pur c'è stata, sto parlando di un'Italia che ha perseguito la modernità. Ci sono stati momenti di grandissima modernità al secolo scorso, anche grandi ingegneri, pensiamo a Musmeci, Nervi e architetti molto modernisti come Gio Ponti, che però hanno saputo nel loro sforzo verso la modernità di assorbire e trasfigurare in senso culturale, ma in senso anche proprio fisico, il contesto esistente. C'era Mary Angelou, che era una donna americana, che diceva: "They will forget what you said, but they will never forget how you made them feel." Dimenticheranno ciò che gli hai detto, ma non dimenticheranno mai come gli hai fatto sentire. È una vecchia legge dello spettacolo e potremmo dire che la messa in scena fisica dei contenuti non deve prevaricare, deve essere una cassa di risonanza ai contenuti stessi, ma una biennale uno la vive in senso anche non puramente didattico, anche come un evento spaziale. Per cui quello che abbiamo cercato di fare è un allestimento, una parte molto semplice, capace di rappresentare i contenuti, però che avesse anche una sua presenza e con dei riferimenti anche ai contenuti. Per cui la prima sala che si occupa della Milano moderna potremmo dire una forma molto urbana, è come se mimasse la sequenza della città nelle sue griglie, mentre invece la seconda sala, che ha a che fare con un paesaggio contemporaneo, volutamente diventa fisicamente una narrazione di immagini che tutti insieme formano un paesaggio, per cui assume quasi le modalità paesaggistiche in senso allestitivo, rivelando anche la bellezza del contenitore. Poi per inizio e per la fine abbiamo fatto l'archimbuto, che è questa specie di grande elemento che si confronta poi con gli spazi esterni, e dietro nel Giardino delle Vergini una panca scultura che serve poi anche a riposarsi e togliersi le scarpe dopo la lunga camminata dell'Arsenale. Grazie.